nuove agevolazioni sul pagamento delle bollette dell'acqua per nuclei familiari con determinati requisiti socio-economici. Sono state presentate ieri pomeriggio a Ercolano, a Villa Campolieto, dai vertici di Ente Idrico Campano e Gori e alla presenza del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, le misure di sostegno al reddito deliberate dal Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano dell'Ente Idrico Campano. Si tratta di bonus idrico integrativo e stop morosità, due azioni finalizzate a fornire un aiuto concreto alle famiglie del territorio, per le quali sono stati stanziati complessivamente circa 8 milioni di euro. Le agevolazioni sono destinate agli utenti che risiedono nei 74 comuni della Campania, in cui Gori gestisce il servizio idrico integrato. Bonus integrativo che è stato approvato dal Consiglio di Distretto e dall'Ente Idrico Campano è appunto integrativo perché già esiste un bonus idrico a livello nazionale. La misura ha un plafond di 5 milioni di euro e dà la possibilità a nuclei familiari che abbiano un ISEE al di sotto entro i 12.000 euro di fruire appunto di 200 euro che come Gori poi provvederemo direttamente a stornare in bolletta. A questa misura però si aggiunge un'altra misura sempre approvata dal Consiglio di Distretto e dall'Ente Idrico, misura che si chiama Stop alla morosità. È un plafond di 2.900.000 e prevede per nuclei familiari particolarmente disagiati, sempre con un ISEE fino a 12.000 euro ma che presentino poi situazioni peculiari, particolari appunto, di fruire di uno sconto, di un recupero di 500 euro sulla morosità accumulata. Noi abbiamo inteso dare un segnale importante, soprattutto in questo periodo, al nostro territorio. In un contesto storico in cui tutte le utenze domestiche stanno aumentando notevolmente senza controllo, noi per primi in Italia e probabilmente per unici abbiamo messo freno alla tariffa bloccandola per i prossimi anni. Abbiamo voluto fare di più, testimoniando ancora di più la nostra vicinanza alle famiglie, in particolar modo ai cittadini, mettendo in campo due misure straordinarie di sostegno al reddito, prime in Italia e uniche in Italia per articolazione e per volume. Noi siamo particolarmente soddisfatti, particolarmente orgogliosi, perché stiamo camminando velocemente nella direzione di un servizio idrico integrato che sia più economico, più efficiente, più efficace, ma soprattutto, e oggi è importante in questo momento difficile per la nostra società, in questo momento di crisi, un servizio idrico integrato che sia più umano e più solidale. Anche questo è da primato nazionale. Noi oggi presentiamo una delle due misure importanti nell'ambito di un complesso lavoro che come EIC stiamo mettendo in campo da quando l'EIC è nato per provare a mettere a sistema il servizio idrico integrato in Regione Campania. Lo facciamo in particolare nel distretto sarnese vesuviano, dove abbiamo concentrato la gran parte dei nostri sforzi per provare a risolvere criticità ambientali che vengono da lontanissimo, per provare a ridurre le perdite idriche che pure sono ingenti in questo territorio, per provare a dare ai cittadini che sono in difficoltà la possibilità di avere un sostegno, una mano in un momento difficile qual è quello attuale. Dato merito all'Ente Idrico Campano in raccordo con la Gori S.p.A. di questa bella iniziativa di valenza sociale. Calibrare un regime tariffario in relazione alle capacità reddituali degli utenti risponde a principi di equità sociale, di giustizia sociale. Abbiamo approvato un piano per 400 milioni di euro nel quale ci sono delle misure per porre a carico delle risorse regionali gli aumenti dei costi dell'energia elettrica. Questo indirettamente evita l'aumento delle tariffe e quindi è un contributo nelle forme possibili. Non sono mancati i ringraziamenti del sindaco di Ercolano, Ciro Bonaiuto. Grazie alla Regione Campania, all'Ente Idrico Campano, alla Gori, perché in questo momento in cui la paura sembra condizionarci il futuro, in cui forse anche la percezione del pericolo sembra condizionare la vita quotidiana della gente, offrire misure a sostegno del reddito verso le fasce sociali più deboli, secondo me è il miglior antidoto. Ed è bello che la Gori, l'Ente Idrico Campano e la Regione Campania siano arrivati primi rispetto agli altri gestori ad offrire queste misure.